L'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verin, nella sua risposta in aula all'interpellanza del consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli, ha risposto che sull'argomento ospedale Pescara e contagi c'è un'apposita commissione d'inchiesta che lei ha già attivato su suo impulso. Ci sono alcuni ricoverati, per ora 4, ma ne dovrebbero arrivare altri, intanto nel reparto di malattie infettive dell'Aquila, come conferma il primario Grimaldi, provenienti proprio dall'ospedale Santo Spirito, dopo dei focolai che si sarebbero sviluppati in alcuni reparti, ortopedia, oncologia, medicina e geriatria. A questo punto è cosa certa ed è questo argomento che ha tenuto banco anche in Regione, con un'interpellanza appunto affrontata come argomento all'ordine del giorno dal consigliere Blasioli, che ha confermato che è lo stesso dottor Valerio Fortunato ad aver cambiato le modalità di accesso dei pazienti al blocco operativo con una circolare del 13 gennaio proprio a causa di alcuni casi. Inoltre Blasioli ha fatto presente che ci sono contagi anche al CUP. La Verì ha risposto che ci sarà dunque questa verifica interna su ciò che sta accadendo. Intanto una situazione difficile e grave che abbiamo cercato di non strumentalizzare, perché in questo momento sicuramente non abbiamo bisogno di altre paure. All'ospedale purtroppo ci sono persone che ci devono andare. Però per la seconda volta consecutiva, dopo marzo dell'anno scorso, ortopedia diventa ancora causa di contagio di vari reparti dell'ospedale di Pescara. Ortopedia, oncologia, medicina, forse anche geriatria. Tanti contagi, purtroppo anche delle morti, non sappiamo se legate a questi contagi, ma sicuramente un dato che salta subito agli occhi. Nel reparto di ortopedia, tra l'ala est e la ovest, ci sono 33 contagiati tra pazienti e personale, e addirittura alcune persone che lavorano in ortopedia sono attualmente ricoverate al reparto Covid. C'è qualcosa che non è andata neanche nella notte tra il 9 e il 10 di gennaio, quando il Covid Hospital di Pescara, che dovrebbe avere più letti di tutti in intensiva e in sub, non ha accettato pazienti diventati positivi nei reparti, costringendoli a stare per ore e ore all'interno delle stesse istanze in cui c'erano pazienti negativi, positivizzandoli di fatto in grande quantità. Il direttore Fortunato, il responsabile dell'ospedale, che cambia le modalità per accedere al blocco operatorio il 13 gennaio, dopo cioè un anno dall'inizio di questa pandemia.